Buongiorno! Sono in treno da sola. Non c'è assolutamente nessuno. Fare così. Nessuno qui con me che mi sta facendo gestacci? Assolutamente no. Sono con Gabri. Io gestacci. Ma cosa ho visto? Non sono mai stata inquadrata. Vabbè, allora non ho visto niente. Non stavamo per prendere il treno. No. No, siamo arrivati con largo anticipo di bene 32 secondi. Ci siamo. Cioè Gabri ha schiacciato il pulsante, siamo saliti e il treno è partito. Cioè, forse neanche sono fatta da prendersi. Allora, sono distrutta, sono sveglia dalle 3:30 e sono andata a dormire all'1 e mezza. Ho dormito ben 2 ore. Ho dormito tantissimo. Infatti si vede quanto sono fresca e riposata. Però sono contentissima, non sono mai, dicevo prima a Gabri, non sono mai stata così felice di svegliarmi così presto e non dormire. Che stiamo partendo. Dove è diretto il nostro treno? A Malpensa. Bella cittadina da visitare. Bella. Malpensa. Sì, no, non prendiamo l'aereo, restiamo lì. No, andiamo una settimana. Volare. Oh, cantare. Dipinto di blu, felice di stare lassù, lassù con te. All'interno dell'aeroporto, non mi ricordo più che cosa vloggo io, cosa vlogga Gabri e cosa abbiamo messo su Snapchat, cioè, quindi non lo so. Non so se vi ho detto che siamo arrivati in aeroporto, ho un vuoto di memoria. È mattina, quindi perdonatemi. Siamo in mezzo a tutti i negozi e adesso facciamo un giretto super mega shopping offerto da Gabri. Partendo, Simona, aiuto. Ma ci dovrebbe mangiare? Io non lo so, io strafa. Cioè, svegliarsi alle 3 vuol dire a questo alle 8. Alle 9 avere fame come se fossero le 3. Ormai esatto, è giornata in giorno in entrambi. Andiamo a pranzare. Siamo al buio. Yeah, bellissimo, non si vede niente. Così? Siamo in controluce. Oh, yeah. Hai visto? Eccomi, sono appena arrivata in camera, sono a Barcellona. Adesso vado in bagno a rinfrescarmi un attimo. Tolgo gli occhiali, metto le lenti perché non li sopporto più. Poi fuori c'è tipo un sole accecante, quindi devo assolutamente mettere gli occhiali da sole. E niente, questa è la mia stanza. Gabri non c'è, l'ho persa. Mi spiace, non lo so, stavamo venendo qua e lo penso. No, non è vero, è in una camera giù di qui. Non quella accanto, quella dopo. E niente, quindi mi preparo e poi andiamo subito a pranzo così iniziamo a esplorare la città. Yeah! Non vi ho fatto fare il tour della stanza, metti a fuoco. Ok, allora qui c'è il bagno, ciao, con la doccia, il lavandino e i sanitari, quindi questo è il bagno. E poi qui ci sono tipo tutta una serie di armadi e qui c'è la camera, allora qui dove ho messo la mia valigia. Poi qui c'è la televisione, qui c'è questo specchio lunghissimissimissimissimissimo dove potrò truccarmi, finestra. Qua c'è questa luce che mi piace un sacco perché vedete è tipo stranissima. Boh, mi piace un sacco. E basta, qui c'è il letto con i due comodini e questa parete viola che dà questo tocco di colore. Sono pronta. Sarà questa? Gabri, sei tu? Non sei tu? Sei tu! Ok. Abbiamo appena finito di pranzare. Mamma mia, che cose buone! Un sacco di cose buone. Senza strapazzate con patate. Sì. Tipico proprio di Barcellona. Tipicissimo. Quello è tipico per davvero. E abbiamo preso delle crocchette. Crocchette di prosciutto, jamon. Sì. E il queso. Il queso. Con la marmellata di fichi. Buonissimo. Ci è piaciuto. No, vabbè. Adesso siamo lungo la Rambla. E facciamo un giretto, vediamo un po' che negozi ci sono, che cosa c'è. Vuoi prendere un frullato di frutta? Sì. Dai, prendiamo un frullato.
là. Sì, torniamo al mercato, perché prima volevamo mangiare al mercato. Abbiamo cambiato idea e siamo entrati in questo ristorantino carinissimo. Però al mercato abbiamo visto che facevano questi frullati. Quindi adesso lo proviamo. La Macedonia. Tic 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 tic. C'è un sacco di gente e non ci si muove. C'è pienissimo. Infatti devo tenere la videocamera a 20 cm dal naso perché non posso allungare il braccio. Bello questo negozio, guardate che belle queste tazze, cioè, mi fanno impazzire. Vedi la rosa del vestito, guardate queste due, un rosa e un azzurra, e dentro l'azzurra è rosa e la rosa è azzurra. No vabbè, che belle, che belle. Mi piacciono anche queste, mi piacciono queste, tutte mi piacciono queste. Tra l'altro non ho idea di dove possano venderne di simili in Italia, più zero, così come queste mi piacciono tantissimo, queste qua. Ah, i capelli che volano, guardate, guarda che un po' di cultura del porto. Grazie Gabri per questi viaggi culturali. Sta facendo la cicerone, sì, sta raccontando. Questa sacra chiesa è stata costruita dagli uomini un po' di anni fa, e mattoncino su mattoncino, e ci sarà voluto anche moltissimo tempo, molto per tempo. e molte ore. Ah, è stupenda, guardate. Tra l'altro adoro lo stile gotico, quindi mi piace un sacco. Ci piace, vero, l'arte egizia? L'arte egizia, l'arte egizia è bellissima. Ma magari erano fumelli. Però c'è anche un tocco di bizantino, io no? Sì. E di rococò, perché dice di Ghirigori, pure. E anche degli ultimi anni del 2000. La finestra mi sa che è del, quella entrata mi sa che è del 2000. Sì, sì, quella stampata. Allora, sono quante ore? Non lo so, sono un po' di ore che giriamo. Gabri ci dice, siamo persi. No, dice sì, dobbiamo andare di qua. Sì, sì, no, è di qui. No, ma io questa zona la conosco benissimo. Io mi fido, però continuiamo a girare. Quindi non lo so. Ti ho portato nella zona che ti dicevo. Gonna. Nuda, vane nuda a Barcellona. Vane nuda. È tutto il giorno che mi tengo la gonna con una mano perché sennò vola. Spo Marilyn, non è bella questa cosa. No, no. Quindi adesso vi saluto perché mi serve una mano per tenere la gonna. Ho una cartona e l'altra, una piantina. E l'altra mano per cercare dove siamo. Non abbiamo assolutissimamente fatto shopping. No, non l'abbiamo fatto. Quello che state vedendo indosso a me non è il chiodo di Zara rosa che desideravo. No. Quello che avete visto anche nell'azzurro e nel giallo. No. E anche Gabri non ha comprato niente. Io non ho comprato niente. Sacchetto piccolo ma pieno di shopping. Non abbiamo borsine. No, vabbè. In due facciamo danni. No. Gabri, no, non dovevamo venire a Marcella. No, io sono anonima. No. Vabbè. Eccomi, sono tornata in camera. Sono distrutta. Sono qua che mi sta calando la palpebra. Secondo me tra un po' mi addormento. E niente, Gabri passerà la serata da sola. L'essermi svegliata tipo alle 3:30 mi ha un po' scombussolato tutta la giornata. E non lo so, è come se avessi il fuso orario nella mia testa, è come se adesso fosse tardissimo, cioè fosse già notte, in realtà è tipo pomeriggio, vabbè. Mi sto preparando per la serata e volevo farvi vedere che è passato tutto il giorno, ho mangiato, ho bevuto, ho parlato, eccetera, eccetera. Infatti vedete il trucco, ho anche dormito, il trucco è tipo un po' colato, devo mettere la cipria, insomma sistemarmi, ma
e il rossetto è rimasto. E questa è una delle due tinte di Kylie Jenner. Ne ho prese due, non so se ve l'ho detto da qualche parte, non mi ricordo. Comunque ne ho prese due e tra l'altro lei, ah sì, forse l'ho detto su Instagram, le mette in vendita tipo una volta a settimana. Quindi io quando sapevo che stava per mettere in vendita le tinte ho messo la sveglia, erano tipo le 2 di notte, lo so, non sono normale. E niente, ho provato tipo a accaparrarmi le due tinte che puntavo. Aspettate, vediamo se le trovo che ve le faccio vedere. Eccole qua. E sono Posy e Candy. Ah, giusto, ve le fate vedere anche su Snapchat. Ecco, Posy K e Candy K. Sono questi due qui. E io ho su Posy, che è un pochino più mauve. E mi piacciono un sacco. Non mi piacciono tanto le matite. Cioè, più che altro non mi piace il packaging delle matite, perché hanno questo tappino larghissimo che si stacca di continuo. E succede solo a me, perché tipo ne ho parlato anche con Italian Fashionista e con Gabri, e nessuna delle due ha avuto questo problema. Cioè soltanto io, e nessuno sul web sembra avere questo problema. Quindi boh, magari sono difettose le mie matite, non lo so. Comunque niente, basta, devo salutarvi perché mi devo preparare. Se no niente, se no resto a dormire tutta la sera lì a letto. Eccomi, sono pronta per uscire. Si muore di caldo in questa stanza, infatti non so se sentite la ventola che va, ma non capisco se esce aria calda o fredda, perché sento che esce aria fredda, però in realtà si muore di caldo in questa stanza. Boh, vabbè, niente. Comunque, dicevo, sono pronta per uscire e volevo farvi vedere il mio outfit. Indosso allora questo top, anzi aspettate che mi tiro verso lo specchio. Ok, indosso questo top semplicissimo, bianco, un po' largo. Poi ho anche una felpa nella borsa, perché così se fa freschino, insomma, metto quella. Poi ho i jeans, le slippers, yay, glitterate. E poi metto il giubbino di Zara. E niente, come vi dico, porto anche una felpa così se ho freddo, insomma, ho anche quella, anche se non penso che faccia freddo. Oggi faceva caldissimo. L'unica cosa è che c'era un bel po' di vento, quindi nonostante facesse caldo all'ombra e anche in alcuni momenti in cui magari c'era un po' più di vento, faceva freschino. Sono totalmente in controluce. Niente, mi dispiace, sono negatissima a filmare i vlog. Facciamo così. Olè! Luce fu. Oh, qui sì, anzi qua fin troppa luce. Ah, mi acceca. Così? Sì! Yeah! Così dovreste vedermi bene. E io non mi accecco, perché ho messo soltanto la tenda più sottilina e non l'altra. Vabbè, niente, sto straparlando. Bando alle ciance, vado a recuperare Gabri. Così usciamo e passiamo la nostra seratina insieme. Yeah! Sono in camera di Gabri. Fate caso, mi trucco in gola, l'abbiamo distrutta la stravolta. Ma proprio leggermente distrutta. Vabbè, siamo stanchissime. Guarda che capelli. Ci vediamo domani. C'è un po' di umidità. Ci vediamo. Sì, i miei amici si sono unti anche se li ho lavati ieri. E ci vediamo domani. Grazie per aver guardato questo vlog. Vuoi dire qualcosa? Buonanotte. Ciao. Ciao.